Salve amici di YouTube, oggi vi voglio parlare di come smaltire i filtri esausti. Quando andiamo a tirare fuori i filtri dalla nostra auto, che sia dell'aria, dell'olio, del carburante, qualsiasi filtro esso sia, ci domandiamo come fare a smaltirli. Lo vediamo insieme in questo video. Per quanto riguarda lo smaltimento dei filtri dell'olio, andiamo su Google e andiamo a scrivere Albo Gestori Ambientali. Ok, qui già me lo dà. Vado. Apriamo il primo link, in questo caso non è detto che sia il primo, comunque è Albo Nazionale Gestori Ambientali. Elenchi iscritti. E andiamo a mettere sezione, la regione che ci interessa, provincia, la sezione che ci interessa. Adesso io chiaramente qui la sto nascondendo. E qua possiamo mettere includi ditte conto proprio. Risultati per pagina, va bene, non ci interessa poco, cerca. Stai consultando gli elenchi iscritti in modalità non autenticata che mostrano insieme. Ok, quindi dobbiamo fare il login o la registrazione. Come avete visto anche prima c'era questa, se ci avete fatto caso, c'era questa scritta. Solo che c'era perché io già ho avuto accesso prima al sito, però non ho completato la registrazione per farvi vedere. Quindi vado su registrazione. Ho dimenticato la password, no, sono un nuovo utente. Inseriamo l'email, vabbè, una semplice registrazione come d'altronde si fa in tutti i siti. Semplicissima registrazione. Allora, quindi andiamo a mettere l'email, il nome, cognome. Chapter. Boh, presso il consenso, presso il convenzenso. Volendo possiamo leggere anche l'informativa privacy, ma non ci interessa in questo momento. Invia credenziali. Ok, adesso basta accedere alla vostra email e cliccare sul link. Andate a selezionare la mail che ci è arrivata. E cliccare sul link, oltre a trovare anche username e password da inserire sul sito. Inseriamo username e password e entriamo dentro. Adesso vediamo un po' com'è questo sito login. Ok, siamo entrati nel sito. Andiamo a mettere codice rifiuto. Boh, selezioniamo provincia, regione, provincia, codice rifiuto. Codice rifiuto 150202 asterisco. Ok, va bene, non me lo fa inserire. Ordinaria conto proprio, qua possiamo scegliere e mi dà l'elenco di tutte le aziende che si occupano di questo smaltimento. Dettagli, andiamo a vedere
tutti i codici di rifiuto che tratta quell'azienda. A ogni codice corrisponde da un determinato rifiuto. E poi vedremo in seguito tutta la classificazione. Quindi andiamo su Google e ci andiamo a cercare il nome dell'azienda per trovare appunto il numero di telefono, che sicuramente lo troverete, eventualmente le indicazioni stradali per raggiungerli e poter smaltire i filtri. Questo è il codice rifiuto dei filtri dell'olio. Poi, se vogliamo cercare il codice di un altro rifiuto, conviene andare su Google e scrivere codici CER PDF. Perché PDF? Perché PDF potremmo tranquillamente scaricarlo. Se abbiamo Adobe Reader, possiamo cercare più facilmente nel file. Però comunque, se il codice 150202 è il filtro dell'olio, altri filtri potrebbero essere. Adesso andiamo a vedere subito. Potrebbero essere lì vicino i codici di altri tipi di filtri. Anche se qui ho la voce 150202 da assorbenti, materiali filtranti, inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti. Stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose. Niente, quindi scaricando il PDF, adesso ci proviamo insieme. Vado a mettere sul desktop, salvo. Ok, me l'ha salvato. E lo vado ad aprire, CER.PDF. E andiamo a mettere cerca e mettiamo che ne so filtro filtri carburante andiamo avanti. Non si era trovato alcuna corrispondenza, quindi molto probabilmente lì dice filtri filtri olio non specificati, quindi il codice è un codice generico per tutti. Deduciamo che è un codice generico per tutti. Inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti. Quindi andando per esclusione abbiamo fatto anche la ricerca, non è uscito fuori niente. Quindi non so, magari proviamo a mettere filtri. Filtri. Può darsi che con una parola sola più corrispondenza. Avanti. Filtri dell'olio. Filtri dell'olio. 160107 filtri di argilla esauriti. Non ci interessa. Filtri di argilla esauriti. Non ci interessa. Ok, quindi abbiamo scoperto che abbiamo un'altra voce. Filtri dell'olio. Però qui sinceramente non è specificato nemmeno se è filtro dell'olio motore. Quindi dobbiamo riferirci sicuramente al codice che abbiamo visto in precedenza, 150202, i filtri dell'olio non specificati. Poi chiaramente andiamo al sito che abbiamo visto prima e andiamo a cercare per codice aziende che si occupano di questo smaltimento. Ed eccoci arrivati alla fine. Se volete restare aggiornati dei miei prossimi video, vi consiglio di attivare la campanellina che trovate sotto al video e di iscrivervi al canale.
Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like e condividerlo con i vostri amici. E mi raccomando, commentate, scrivendo critiche, consigli, è sempre tutto ben accetto. Alla prossima, ragazzi!